Sono 33 anni che recita sul palcoscenico, al cinema, nella vita. E la recita ininterrotta di un uomo che cerca di conoscere se stesso facendo l'attore. Da qualche giorno non si fa più la barba per entrare nei panni di Edipo, il re di Tebe, che è il suo prossimo personaggio per la Rete 2 della televisione. Ha accettato di venire al ring perché ciò che è nuovo l'incuriosisce, ciò che è diverso lo provoca e comunque gli piacciono le sfide. Il nostro ospite, alla quinta puntata della trasmissione, è Vittorio Gassman. 110 lavori teatrali, 80 film, spettacoli televisivi, traduzioni, sceneggiature, romanzi. Altre informazioni su Gassman. A marzo, concluso l'impegno con Sofocle, autore di Edipo Re, farà il regista di un film pensato e scritto da lui, La figlia americana. È stato il primo che ha decentrato il teatro riunendo attori e pubblico sotto una tenda. È stato anche l'unico a farsi un teatrino in casa per recitare dinanzi alla corte dei suoi amici. Sul palcoscenico non accetta alternativa, o Cesare o nessuno. Al cinema gli basta un profumo di donna. Notizie più personali. È sposato con Diletta D'Andrea. Ha un figlio che si chiama Alessandro. È padre anche di Paola e Vittoria perché fu marito delle loro madri. È difficile fargli da comprimario. Se c'è spazio, intorno o davanti a lui, cerca subito di piantarci la sua bandiera. Per evitare i colpi, qui a ring come nella vita, colpisce per primo. Agli spettatori che sono in ascolto, buonasera. A lei, Vittorio Gassman, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi, buonasera. Dopo gli eminenti politici delle puntate precedenti, alla quinta, un attore eminente, dal quale i giornalisti del TG2 vogliono avere informazioni in diretta sulla crisi del cinema, sui problemi del teatro, sui problemi dell'attore, sul divismo dell'attore, e poiché si trovano di fronte a un mattatore che è mattatore non solo dal punto di vista intellettuale ma anche per prestigio fisico, inevitabilmente ci saranno anche domande più direttamente e strettamente personali. D'altra parte questa è una delle regole di questa trasmissione, cioè che si fanno domande di ogni tipo al personaggio. Io comincerei senza altri preamboli e darei la prima domanda a Italo Moretti. Gassman, la crisi del cinema, come diceva Falivena, 2500 lire per un film di prima visione. Una delle cause di questa crisi non sono i compensi troppo alti che voi percepite, alcuni di voi? Ovviamente ero abbastanza preparato a una domanda del genere perché è un tema di attualità, quindi è un tema certamente da toccare. Io credo che le ragioni siano molte. Poi soprattutto penso che non si debba generalizzare, che bisogna distinguere. Io non voglio fare qui, anche perché non mi pare che la domanda mi venga fatta in senso polemico, quindi non vorrei rispondere solo a titolo personale. Però personalmente posso dire, per esempio, che come me del resto molti altri attori hanno avuto una gradualità. Io sono ormai radicato in questo mestiere da diversi decenni, come avete sentito, e quindi anche, devo dire, i miei compensi hanno seguito, direi, la legge della domanda e dell'offerta, anzitutto, e comunque non hanno mai avuto, questo lo posso testimoniare. Scusi, provare... Non è che la domanda fosse, era la domanda molto alta. No, io credo che l'offerta era... A volte era alta, poi diventava più bassa, a volte spariva addirittura. Io, prima di fare Profumo di donna, che ha indubbiamente rialzato le mie quotazioni sul mercato nazionale e fortunatamente anche internazionale, io ero arrivato a zero, tant'è vero che con una certa filosofia della necessità mi sono detto a un certo punto, ma forse questa professione, che d'altra parte è una professione temporanea per un attore, forse è finito, ho avuto quello che ho avuto. E ripeto, l'ho avuto gradualmente, senza mai impennate brusche, come è successo più frequentemente in epoche più recenti, oppure con un altro tipo, devo dire, di attori. Ma anche in questi casi credo che una delle responsabilità maggiori sia stata dei produttori, con le dovute eccezioni, naturalmente, e dei distributori, che sono tutto sommato la fascia di potere più importante del cinema. E perché no, anche una responsabilità ancora più generale, che compete al pubblico. Siamo un po' tutti, credo, responsabili di questa crisi e ne dobbiamo uscire. D'altra parte... No, il pubblico che responsabilità ha? Di amare spesso prodotti che richiedono quasi questa forma di scatenato divismo mal collocato. Il pubblico, che anche lui ha una sua funzione, come in teatro ce l'ha anche in cinema, è un elemento dello spettacolo e anche il pubblico deve ripassare, secondo me, la sua lezione e la sua funzione. Però, dicevo, tutte le crisi in fondo producono anche, hanno, se le si sanno usare, degli aspetti positivi. La grande
la grande crisi poi generale, storica del dopoguerra, produsse proprio direttamente la grande stagione del neorealismo. Nel 50 ci fu una crisi peggiore di quella di oggi, da cui uscirono grandi personalità come quelli di Fellini, di Antonioni, di altri. Il cinema è un serpente che si rinnova e il cinema italiano, devo dire, secondo me ha abbastanza vitalità da riaffermarsi. Intanto è una crisi dell'industria cinematografica. Sì, appunto. Insomma, però come mai in questo stesso momento, mentre calano gli incassi, diminuiscono gli spettatori, aumentano i costi di produzione, nello stesso mercato italiano i film americani incassano, cioè c'è un'invasione americana. Ma c'è un dato... Sono soldi nostri che prendono. Sì, c'è un dato oggettivo. Questo è un aspetto negativo o comunque inquietante della situazione, però bisogna anche essere leali e giusti. Bisogna riconoscere che il cinema americano oggi ha una stagione di grande vitalità, si è riagganciato alle idee e diciamo alla cultura, sia pure alla cultura applicata, a cui il cinema è saggio che rimanga abbrancato, perché è la sua natura. In un altro modo che il teatro, però anche il cinema è... anche, oltre che un fatto industriale, è soprattutto un fatto artistico e culturale. Gli americani del resto hanno applicato, secondo me, proprio molte lezioni europee, tipicamente quella italiana, e proprio quella realistica, con un professionismo straordinario del quale adesso stanno raccogliendo i frutti. Però io volevo anche approfittare di questa domanda che ci ha portato già lontani per, se mi consente, fare proprio a lei personalmente un rimprovero amichevole, perché sono l'autore di un rimprovero. Cioè, la gente del cinema, i miei amici, che sono molti influenti personaggi del cinema, mi hanno incaricato di dirle, ripeto senza polemica, che per esempio un invito che lei ha fatto, credo con altre intenzioni, ultimamente, cioè di, alla fine proprio di questa trasmissione, di rimanere a casa a vedere quello che seguiva in televisione, è certo una botta anche questa per gli spettatori, sempre più scarsi purtroppo, che escono la sera per andare a questo rito sociale che la televisione non potrà mai sostituire. La televisione ha le sue funzioni, la sua importanza enorme, però manca proprio di questo contatto diretto col pubblico, di questa sostituzione di certi valori proprio dello scambio sociale collettivo che il teatro prima di tutto, ma anche il cinema hanno, e che in qualche modo voi proprio ci dovete aiutare a salvaguardare, che il cinema poi tutto sommato dà la sua mano alla televisione ogni tanto. No, d'accordo Gassman, ma lei pensa che se noi da qui diciamo non uscite o uscite, noi non diamo ordini, noi possiamo dare qualche suggerimento in un momento di competizione fra le due reti, cioè... Sì, infatti io so che l'intenzione era quella, però voglio dire, anche incoraggiare... Se non esce è perché ha deciso di restare poi a casa. Poi si fa in tempo anche andare al cinema, una ecco. Volta. Sì, sì, ma non vi minimizzate, perché l'influenza anche di un semplice consiglio che parte da questa pedana qui è molto importante. Voi sapete che avete tutti voi personaggi, possiamo dire, della televisione, una funzione addirittura carismatica sul pubblico. Voi potete guidare le masse quasi, quasi dove volete. No, per fortuna, per esempio, quando votano spesso in un modo diverso da quello che può anche dire la televisione. Ma perché c'è molta direi indipendenza e autonomia di giudizio nelle persone. Ma perché direi che la politica è l'unico fatto proprio reale che sfugge a questo gioco di suggestioni, ma certamente lo spettacolo ne risente, le sente, e quindi insomma diamoci un po' una mano tutti, perché il cinema, oltre ad essere una grande industria, il che è anche importante in un momento come questo per l'Italia, è un'arte ed è una delle bandiere espressive, è uno dei veicoli per cui l'Italia è più nota all'estero. Gassman, posso dire soltanto alla fine della trasmissione, tornate a vederci mercoledì prima del film. Prima del film è concesso, ma insomma, o prima o dopo uscite. Proseguiamo. Mariscalchi. Io vorrei riallacciarmi a una domanda che ho fatto, di tutt'altro genere, a una domanda che feci al Presidente del Consiglio. Andreotti, negli ultimi tempi, si è dimostrato molto più abile, molto più a suo agio davanti alle camere, alle telecamere, alle camere da presa. E io gli ho chiesto se aveva preso lezioni da un attore, come fanno tanti presidenti degli Stati Uniti. Lui ha risposto inorridito, no, assolutamente. Lei potrebbe dirci quali sono, secondo lei, i maggiori difetti dei nostri uomini politici dal punto di vista dell'attore, del regista, e quale di questi uomini politici, se dovesse decidersi a dargli lezione, preferirebbe avere come allievo? Io non so se i politici italiani, i quali anche sono abbastanza d'accordo, stanno lentamente trovando un loro modo, un loro modulo espressivo, migliore, un pochino più articolato. Non so se si avvantaggerebbero di una
scuola drammatica, anche in senso indiretto. No, perché come consigliere naturalmente, non è che... Ma nel dettaglio che... forse qualche consiglio ogni tanto si potrebbe anche dare. Io non mi candido per una funzione del genere. Se posso permettermi di dare un consiglio generico e sicuramente inutile, comunque non una bacchetta magica, proporrei un'attenzione particolare al gesto, perché il gesto è per noi attori, ammesso che appunto i politici abbiano anche un punto di contatto con la nostra professione, è veramente l'esame più difficile. Ci sono gesti poi tremendamente rivelatori e un minimo di tecnica del gesto credo che sia importante. Adesso mi viene in mente per esempio alcune considerazioni molto acute che faceva Reich più volte nei suoi scritti sul valore indicativo e spesso inquietante del gesto. Lui indicava per esempio un'intera direi legislazione, comunque un regolamento di gesti tipici dei regimi dittatoriali. Per fortuna non è più il caso nostro. Per esempio considerava certe inflessioni, certe intonazioni, anche certe strozzature dei diaframmi, a cominciare da quello proprio vocale, certe posizioni erette, retoriche, come proprio tipici fatti biopsichici che indicano anche l'animus, insomma, che è dietro questi gesti. Poi, non so, per esempio, un gesto molto ripetuto, devo dire, da tutti quelli che non ne studiano uno apposta, è questo. È un gesto che viene, è il gesto più comune, si vede molto spesso in televisione. Ora attenzione, perché il gesto a due mani è una cosa a cui si arriva con una certa precauzione. Io mi ricordo di aver visto ancora, non bambino, ma insomma agli inizi della mia carriera, Zacconi, al quale rubai, carpii qualche piccolo segreto dell'arte, e lui mi disse: il gesto si comincia, è un po' come nella pallacanestro, quindi mi rivolgo al mio amico Barenson, cioè si comincia a tirare con una mano, si arriva certo al tiro a due mani, ma richiede un allenamento molto particolare, perché altrimenti si ingenerano degli equivoci. Spesso questo gesto qui, anche senza volere, sembra o predicatorio o predicatorio, oppure addirittura predatorio, che è preoccupante, penso per un uomo politico molto preoccupante. Ecco, ma qual è l'uomo politico a cui lei, dovendo dare lezioni o consigli, preferirebbe darli? Marescalchi non ha afferrato che lei vuol glissare la domanda. Ma guardi, io siccome... Forse non ho afferrato, ma mi interessava lo stesso. Logicamente, siccome la cosa sarebbe solo strumentale e funzionale, perché la politica è un dato, ripeto, fattuale che sovrasta a qualsiasi sfumatura dell'arte, io cercherei di darlo agli uomini del mio partito, che è quello socialista. Mario Pastore. A forza di vedere e intervistare presidenti, ministri, stavo quasi per dire onorevole Gassman, saluto lì. Ma io ho fatto alcuni onorevoli, ma finti purtroppo in sedicesimo. Senta Gassman, lei parla del gesto, ma io le chiedo, quando lei ascolta un discorso degli uomini politici italiani, li capisce sempre? No, non sempre, però devo dire, io non capisco quasi nessun discorso, un po' perché... spero che non sia già un accenno di rimbambimento senile, non credo, spero di no, ma in effetti via via che uno amplia o tenta di approfondire le sue esigenze si capisce sempre meno. Questo è il famoso vecchio discorso socratico. Comunque oggi c'è indubbiamente, e non solo, ripeto, nel campo politico, c'è un'inflazione di gergalità, di gerghi chiusi, che spesso intanto sono coperture, sono alibi per una sostanza insufficiente. E secondo lei uno che ha delle idee chiare, perché non parla chiaramente? Ma infatti ci sono, devo dire, anche dei politici che parlano molto chiaro, secondo me sono in genere, non sempre, i migliori. Il nome anche questa volta non ce lo vuol fare. Ma preferirei proprio di no, ho già detto qual è il mio partito, non vorrei spingere oltre. Cioè, certo, qualche lezione di dizione tornerebbe utile a quasi tutti i politici, questo spero che non suoni... Senta, a proposito di linguaggio e di termini tecnici, faccio una domanda rapidissima. Prima della crisi economica, che adesso ci fa sentire in colpo ogni volta che mangiamo una bistecca, lei per esempio sapeva cos'era la bilancia dei pagamenti? Ma forse intuitivamente, proprio per la freccia semantica che si ricava così analogicamente dall'espressione, forse mi sarei raccapezzato. Certo, quando poi invece diventa un cliché, quando viene adoperata la prima volta va benissimo, è una grande invenzione linguistica. La centesima diventa uggiosa e secondo me controproducente. Anche freccia semantica è difficile però. Ma freccia semantica, sì, d'altra parte sa, io non ho responsabilità politiche, io sono poi un esibizionista, perché sono un attore, sono anche un esibizionista, e forse
Forse semplicemente ci tengo a far sapere che conosco questa parola. Avviene spesso, lo dico anche proprio per esemplificare il discorso. Anche noi attori, molto spesso noi attori, pecchiamo di un abuso della gergalità. E secondo me è quasi sempre un alibi per coprire un'insufficienza. E questo del resto è un tema che io ho trattato molto violentemente e polemicamente nel mio unico lavoro di drammaturgo in Un Cesare o Nessuno, accusando proprio spesso molti attori, devo dire soprattutto nei tempi recenti, di coprirsi e di imprigionarsi, ecco, con delle formule verbali che tutto sommato potrebbero semplificarsi. Io per esempio in questa specie di lavoro di laboratorio che sto per cominciare fra qualche giorno, ho premesso a tutti i collaboratori eccetera che espressioni come, non lo so, a monte oppure anche freccia semantica e molte altre, c'è cioè un elenco da fare, si prega di, insomma, di bandirle dal nostro lavoro quotidiano. Scusi Gassman, i giornalisti del TG2 questa sera si stanno interessando e divertendo come se fossero spettatori. Vorrei invitarli a entrare seccamente con le domande. Beh. E lasciare i politici che abbiamo trattato e entrare un po' più su di lei, sul teatro, sul cinema, sul divino, per dare, come dire, l'avvio a questa seconda parte. Diciamo, per denaro lei ha rinunziato spesso a buone commedie per fare pessimi film, è vero? Ma sì, è vero, se devo essere sincero devo esserlo anche nella parte negativa, non c'è dubbio che io la mia attività teatrale abbia avuto se non altro una certa coerenza, ma quella cinematografica è una linea molto spezzata, per ragioni pratiche, ripeto, non voglio celarmi dietro ipocrisie, perché in un attore quasi sempre si tendono a confluire due figure, due tipologie apparentemente opposte, anzi decisamente opposte, e cioè una di carattere, diciamo, pure rituale, se non proprio religioso, sacerdotale, e un'altra di carattere quasi prostitutorio, insomma, cioè l'attore è a disposizione è uno che vende la propria anima e quindi ogni tanto la vende proprio anche per danaro, perché no, io sono stato sensibile varie volte al danaro, anche se piano piano ho imparato che il danaro ha un peso specifico diverso, quello guadagnato dagli attori ha, credetemi, un peso specifico molto scarso. E vuol poi dire che è più leggero anche se sono milioni? È proprio leggero, sono lire leggere, perché tutto dipende, il danaro è un tramite, no? Dipende molto da come è speso, anche la valutazione del danaro credo che possa essere corretta da come uno lo spende. Io a volte l'ho speso proprio per i fatti miei, comunque l'ho speso, che è già qualche cosa, e poi delle volte l'ho speso anche proprio per potermi permettere certe cose. Per esempio non avrei potuto regalarmi l'esperienza del Teatro Popolare, che considero la stagione più ideale e più, lasciatemi dire, generosa della mia carriera, se non avessi avuto un minimo di copertura per iniziare. Ecco. Manuela Kadringer. Ecco, lei ha sempre fatto film molto commerciali. Cosa pensa del cinema politico impegnato? Perché non l'ha mai fatto? Ma intanto... Poteva farlo perché è divo. No, il cinema intanto noi attori facciamo il cinema che ci viene fatto fare. Io anzi approfitto anche di questa occasione, come spesso ho fatto di altre occasioni, per dire che sono a disposizione di registi che stimo molto e che si applicano anche al cinema politico, perché no? È un'esperienza indubbiamente interessante. Mi si può domandare perché non ho fatto un teatro politico, perché nel teatro le scelte sono più individuali e dirette. E io posso rispondere che credo di averlo fatto, perché ci sono almeno due livelli, diciamo, di politicizzazione del teatro e dell'arte. Io rispetto moltissimo anche un teatro dichiaratamente politico quando logicamente è anche contemporaneamente un buon teatro. La via che ho scelto io e che credo altrettanto legittima è di carpire quello che di politico, cioè di riguardante i rapporti dell'uomo con gli uomini, esiste sempre nel grande teatro, e credo di aver fatto il grande teatro, non per come l'ho fatto, ma insomma per i testi che ho scelto, quasi tutta la mia vita. Ecco, ma in genere lei ha sempre fatto appunto il grande teatro, ma il piccolo teatro, come mai?
Ma è una scelta, non si può far tutto. Il teatro, fra l'altro, richiede la presenza fisica. Io mi ricordo che... Forse perché è meno importante il piccolo teatro per lei. No, non è meno importante, ma si fa l'uno o l'altro. Io, fra l'altro, ho fatto anche molto dramma moderno, insomma, ho fatto un po' di tutto. 110 opere, evidentemente, è un repertorio abbastanza variato. Amo molto il teatro classico e credo che abbia un valore formativo, culturale e, ripeto, politico, sociale, tuttora. Allora forse ha ragione Carmelo Bene che lo definisce un accademico. Ma io ho fatto l'accademia, quindi... Sì, un accademico nel senso cioè che è un attore da una recitazione superata. Ma questi sono punti di vista, e questo dipende. Non credo che si possa generalizzare, non credo tra l'altro che fosse questo che intendeva dire Carmelo, che è uno che conosco bene, è uno dei pochi rappresentanti dell'avanguardia che fa un'avanguardia autentica, così come c'è un'accademia nel senso rigido, marmoreo, museistico, forforale della parola, e c'è un'accademia che vuol dire scuola, cioè ricerca e stima della tecnica, rispetto dell'artigianato, della forma che ha a che fare con il teatro come con qualsiasi forma d'arte. Però spesso lei ce l'ha avuto con l'avanguardia, per esempio. No, solo con l'avanguardia finta, che purtroppo è numerosa, diciamo, io questo devo dirlo, è il discorso di prima. Spesso c'è una mascheratura di incompetenza o di incapacità o di immaturità. Io comunque ritengo che l'avanguardia è un dato necessario, però è un'eccezione che si contrappone a una regola, quindi la regola è necessaria perfino all'avanguardia, direi. Ezio Zeffiri. Il suo discorso è il discorso di un attore, di un primo attore di successo fino a questo momento, i suoi giudizi e la sua abilità, soprattutto questa sera. In fondo noi siamo un pochettino incantati dalla compiutezza dei suoi discorsi, ma anche dalla sua forma. Forse per questo non facciamo tante domande. A proposito di teatro, c'è stato un episodio, un momento in cui lei ha raccolto tanti fischi. Il Lirico di Milano. Se Dio vuole, sì. Ecco, io a Falivena volevo... c'è un pezzetto di carta perché è un epigramma piuttosto bellino di Fratini, perché non sono consentiti i pezzi di carta, eh? Nella Milano del 59, Vittorio, tu ricordi i fischi del Marziano. Il teatro è foresta shakespeariana che contro di te si muove inesorabilmente, ma sei un cinghiale imprendibile, ti bracca la critica inutilmente. Era un Marziano a Roma di Flaiano. Le hanno fatto male quei fischi? Sì, molto male, devo dire, molto male e molto bene. Hanno fatto anzitutto molto male, credo più male che bene, a Flaiano. Mi ricordo Flaiano alla sera della prima diceva di non essere emozionato ed era di tutti i colori. Mi ricordo che dopo il primo tempo, che finì in un gelo senza però ancora manifestazioni gravi, venne nel mio camerino e mi disse: beh, mi pare che li abbiamo presi per la coda, disse. E aveva avuto questa impressione molto patetica e straordinaria, anche perché testimoniava una ingenuità sulla parte pratica della manifestazione che già preludeva un disastro. Noi con un pochino più di esperienza proprio brutale di palcoscenico sentivamo che la serata era messa male. Poi successe l'indescrivibile, però devo dire proprio sinceramente non è stato il solo fiasco della mia carriera. Mi ricordo una commedia che feci con Elsa Merlini molto prima ancora, che finì fra un mare di fischi, però quello fu veramente un insuccesso al quale tengo molto, come ci teneva Flaiano, il quale per molti anni dopo rimase cercò di salvarsi con la sua straordinaria ironia, fra l'altro diceva, usava dire, non sono più lo stesso, l'insuccesso mi ha dato alla testa, che è un bellissimo modo di fagocitare questo insuccesso che fu veramente storico e che comunque era un insuccesso nobile, perché secondo me il Marziano a Roma fu semplicemente dato con 10 anni di anticipo, il che è anche un merito tutto sommato, fu dato certamente in un teatro troppo grande, il Lirico, e io feci degli errori perché cercai di salvare di proteggere certe evidenti fragilità proprio della struttura tecnica dell'opera, creando uno spettacolo che io amavo molto, che volevo portare al successo, e feci uno spettacolo troppo grande. Il Marziano a Roma, fatto oggi in uno di questi piccoli teatri o affidato a qualcuno dei molti bravissimi operatori nuovi di teatro, sono sicuro che avrebbe un grande successo, e anzi spero che qualcuno, come ogni tanto si sente dire, lo riprenda. Ecco, discorso ancora una volta, un'impressione mentre la seguivo. Il fatto, non vorrei dire la parola presunzione che è brutta, però lei è molto sicuro di se stesso, anche in questo giudizio, per esempio, sul momento di Flaiano, sull'opera, sì, di Flaiano. Però le ho detto, la responsabilità maggiore fu mia. Ecco, no, io volevo riallacciarmi a un altro momento.
Qualche anno dopo, nel 65, gli anni dell'Aventino, cioè della casa sull'Aventino, del teatro, della gente, degli amici con i quali voleva stare. Sembra che lei abbia detto durante quegli anni: stiamo fra noi, siamo i migliori. Ora, eravate migliori. Chi erano questi migliori? Sono ancora i migliori? Siete no, erano anni, infatti sono anni che io definirei dichiaratamente individualistici ed egoistici anche. Io ero molto, sono stato anch'io molto marchiato, non solo dal Flaiano, ma da tutta l'esperienza del teatro popolare, che ripeto, ricordo con amore, perché la feci con grande amore, e che però furono anni molto difficili, in cui capii anche che in teatro non si arriva mai, che, come dice Edoardo, gli esami non finiscono e così via. Notai anche un notevole accanimento, per esempio, contro questa operazione che era, allora mi si consente di dire, abbastanza controcorrente, che anticipò con molti errori tante cose che oggi si fanno con più facilità. Io non è che voglio rivendicare delle priorità, però è indubbio che alcuni esperimenti di decentramento, la scoperta per esempio dei cinema rionali in cui portare il teatro, decine per non dire centinaia di spettacoli gratuiti che noi abbiamo fatto in tutti gli angoli della penisola, e loro siano fatti positivi, però io rimasi molto marchiato e stanco e un po' deluso, e quelli furono anni di delusione e di egoismo, di non di ritiro sull'Aventino, perché le proporzioni sono diverse, ma anni egoistici, anni in cui anche appunto mi trovai ad assaporare il piacere della, sì perché no, del cinema magari facile, del guadagno facile, di un certo orgoglio di natura esclusivamente private. Sono anni che condanno, ecco, se vuole. Io fra l'altro ho capito che devo adesso, alla prossima domanda, fingere un leggero ritardo mentale o della dizione, perché questo ve lo dico, ve lo consiglio, dato che anche voi siete implicati in una pedana, insomma, siete un po' attori anche voi, sapete che ogni tanto dichiarare un attimo di debolezza guadagna la tenerezza, se non altro, delle spettatrici di mezza età e poi di vasti strati del pubblico. Ugo Dascia. Lei ha detto una parola rivelatrice poc'anzi: vendere l'anima. Diciamo che un bel mattino, anzi un brutto mattino, Vittorio oggi, arrivato al culmine del suo successo, della sua gloria, si sveglia tramutato in un insetto gigantesco, vede le piccole zampette che si muovono. Vorrebbe continuare questa storia in chiave autocritica, che è storia di Kafka, naturalmente. Sì, io adesso intanto appunto dovrei, ma mi pare un po' tirato, perché tra l'altro la Metamorfosi di Kafka è ormai diventato una citazione a livelli i più anche indifesi, quindi non è nemmeno un merito, ecco, sapere. Ma non c'è mai sentito insetto? Non ho mai avuto. Molto spesso, ripeto, in quegli anni io ero un insetto predatorio e vorace. Poi comunque la domanda mi solletica, perché proprio in questi giorni stavo ripensando a costruirmi un ennesimo recital, io ne ho fatti tanti, e a uno rimasi particolarmente affezionato, in cui c'era un racconto di Kafka, in cui c'è un'altra analogia, è un'altra metamorfosi, un'altra analogia fra un uomo e un animale, cioè una scimmia, che è la relazione accademica. E io penso per esempio che un recital di pezzi solo kafkiani o anche di diversi autori, in cui si denunzia e si sfrutta questa analogia che noi abbiamo proprio col livello animale e con la trasformazione soprattutto. Ecco, la domanda mi solletica soprattutto per il titolo, per la metamorfosi, perché noi siamo artefici e operatori delle metamorfosi. E questo è un tema molto importante, perché io credo che oggi, che siamo fra l'altro in un clima di trasformazioni a livello anche molto più serio, o addirittura sociale, drammatico, sociale, collettivo, ecco, io credo che gli attori, almeno virtualmente, almeno sulla carta, siano dei personaggi di moda, ma non più soltanto, ripeto, virtualmente, poi non riusciremo a far niente perché noi non sappiamo far niente. Qualche intuizione ogni tanto l'abbiamo. E oggi è un momento di moda nel senso serio, costruttivo per l'attore, per il teatro in genere, ma direi per l'attore in particolare, perché l'attore è il veicolo della metamorfosi, del cambiamento. E l'attore adopera la trasformazione, è appunto uno che vende, e non solo l'anima, vende anche il corpo. E quindi noi, di questa trasformazione più ampia, è chiaro che non saremo né i padroni, né gli usufruttuari, e nemmeno gli ingegneri, però, e nemmeno gli architetti, se si vuole. Però io penso che potremmo avere globalmente una certa funzione, almeno nella sperimentazione. Io credo che noi, proprio per via analogica, potremmo avere
una certa utilità sociale, proprio perché il nostro lavoro, che non costa niente perché è fatto di parole, però può essere indicativo, così come la linguistica, che non costa niente perché tratta le parole come materiale, è servita di paradigma e di analogia a tante altre conquiste della scienza e delle scienze sociali, ripeto. Ecco, noi credo che abbiamo oggi anche in un certo modo questo compito. Ma Vittorio Italo Moretti, ha avuto vergogna, scusi, e paura di se stesso. Gassman, esclusi i presenti, qual è secondo lei il miglior attore del cinema italiano? Ma questa è veramente una domanda imbarazzante per eccesso, perché io credo che il cinema italiano sia ricco di attori. Credo fra l'altro che in generale l'attore italiano è sottoposto, certo ogni tanto quindi con degli scompensi di rendimento, farlo. A una, sì, no, gliele devo dire perlomeno tre o quattro. Io credo per esempio che attori come, sì, quelli della vecchia guardia, perché no, della mia generazione, come Sordi, come Tognazzi, come Manfredi, come Mastroianni, come Volonté, per citare anche il cinema politico che io rispetto e ammiro moltissimo, e poi tanti altri, Giannini, c'è anche un ricambio. Direi che il cinema italiano, anche riguardo agli attori, ha assolto almeno finora a un compito di divulgazione e di dibattito delle idee molto importante in Italia e nel mondo, forse più del teatro, il quale comincia adesso a riprendere il suo posto, perché il teatro ha a che fare appunto, come dicevo, con la metamorfosi, con la metafora, con tutti i modi di trasformare la realtà. Brunella Tocci. Quali sono le migliori secondo lei? Ma se devo essere sincero, il panorama delle attrici cinematografiche italiane mi sembra più povero di quello maschile. Ecco, ma perché? Non sarà perché il cinema è un maschio cattivo in un certo senso? Cioè, voglio dire questo, e il cinema italiano in particolare strumentalizza la donna, certo, come oggetto, come la vede nella sua fisicità. Sì, questo è avvenuto e quindi hanno pagato anche probabilmente attrici capaci virtualmente di svolgere anche un'altra funzione, spesso sono state fermate, ingabbiate nella loro stessa bellezza, quindi non particolarmente incoraggiate, invitate a svolgere invece un discorso più complesso e anche, perché no, più maturo, più civile, che oggi però comincia a trapelare, secondo me, non so, io ho visto recentemente, voglio dire almeno un nome di attrice italiana, ho visto l'altra sera il film di Monicelli, che tra l'altro trovo molto bello, Caro Michele, e in cui ho visto una Mariangela Melato straordinaria che proprio dà un apporto serio, ecco, non dico al femminismo nel senso riduttivo, ma al grande discorso che la donna è chiamata oggi, ecco, anch'essa lei, a fare. Mi scusi, è immune da questo peccato, diciamo, di maschilismo cinematografico? Per esempio, mi ricordo, ecco, il titolo citato prima, Profumo di donna, sì. Mi scusi, ma già dal titolo così presuppone una certa strumentalizzazione anche lì del fattore femminile. Lo vogliamo ricordare per chi non l'avesse visto, per i pochi, sì, però, che forse non l'hanno visto, il tema qual era? Cioè, lei era un ex militare, mi sembra, sì, e diventato cieco e non insensibile al fascino femminile, tanto che non potendo guardare le donne e ammirarle, addirittura le fiutava, così come un cane da tartufi, mi scusi, ma certo, questo era anche lì una strumentalizzazione. È un aspetto negativo del personaggio che, tengo a precisare, è un personaggio di uno scrittore, di Giovanni Alpino, che è stato svolto, e credo, molto bene, molto efficacemente dal regista Dino Risi, e che io ho cercato di interpretare il meglio possibile, ricevendone anche molte soddisfazioni. Cioè, questa è una domanda molto strana, se mi permette, perché... Ecco, perché strana, secondo lei? Perché ogni tanto, anche a un livello di... con un pubblico di esperti della cultura e dell'arte, vengono fuori delle domande che rivolgono nello stesso tempo degli spettatori assolutamente tagliati fuori da qualunque competenza, cioè... Si tende tuttora, nel 76, con tutto quello che si sa e dello spettacolo e della vita e della storia, a confondere per esempio l'interprete con il personaggio che rappresenta. Voglio dire, è chiara abbastanza l'intenzione anche satirica. Lei ha citato Profumo di donna, ma anche più malignamente avrebbe potuto citare dei un'infinità di film, e miei e di altri attori e registi, in cui la donna era trattata anche peggio, anche, ma in cui peggio, a noi almeno era abbastanza chiara l'intenzione proprio satirica e indirettamente critica. Sì, quindi, mi scusi, fatto. Ma lei interpreterebbe... Se no c'è da aver paura a fare Gano di Maganza, che il pubblico insorge come nel spettacolo di Burattini, e
il cattivo viene picchiato, ma è cattivo soltanto lui. Soltanto questo, vorrei chiedere questo. Interpreterebbe con, così a cuor leggero, cioè anche avendone evidentemente delle cose positive, perché ha avuto un premio per questo film, un film per esempio dichiaratamente fascista, un'apologia del fascismo, così come interpreta un film in cui la dignità femminile non viene considerata? Ma certamente no, io parteciperei a un film che toccasse un tema così serio, così importante, solo a patto che fosse un film dichiaratamente antifascista, perché queste sono le mie idee. Così come io sono, mi pare che il femminismo, è chiaro che paga anche ogni tanto lo scotto della ricerca, della battaglia, della guerra, ogni tanto ci sono anche degli avvenimenti opinabili nel modo, però io sono profondamente alleato e schierato con le donne in questa logico apparigliamento all'uomo e superamento, spero, dell'uomo. Volevo solo dire che non era un'accusa a lei personalmente, e comunque era un modo di divulgare, di rendere questo quesito così, allargarlo e sapere il suo parere su questo fenomeno. Ma certamente, io credo però che indirettamente anche delle rappresentazioni, se efficaci, se artisticamente compiute, se organiche proprio come discorso, di certi difetti anche appunto dell'italiano tipico, siano un utile contributo. Ecco, un'altra pic, non so se posso, no. Prego. No. No, volevo sapere solo questo. Ecco, lei è una persona così prestante, bellissimo, ha una voce autorevole, lo sa benissimo, ha un figlio aggressivo, è un vincente, insomma è il prototipo di un certo tipo di virilità. Voglio dire, appunto, come si sente in questo mondo in cui la contestazione femminista è così in aumento? E non si sente a disagio in questo ruolo, voglio dire? Io sono molto contento del mio anno di nascita, perché io sono nato nel 22, quindi, come dire, ho avuto un panorama in progress molto variato, e sono molto contento di assistere a questa trasformazione che mi trova consenziente, che è un ulteriore spettacolo che si offre alla mia maturità, anche perché per fortuna oggi come oggi, in cui il Latin lover fra virgolette si trova in difficoltà, io non lo sono comunque più, per ovvi motivi. Carlo Picone. Io vorrei abbandonare per un attimo di parlare di Gassman, attore di teatro o di cinema, e vorrei ritornare indietro nel tempo di molti anni, molto rapidamente. Ha detto prima che è nato nel 22, intorno al 44-45 aveva 22-23 anni, scrisse un libro di poesie, un piccolo libro di poesie, che impaginò in un modo abbastanza curioso, abbastanza strano, sì. Cioè tra una lirica e l'altra vi erano delle pagine vuote che lei intitolò progressivamente con lo stesso titolo, Poesia dell'amicizia, e la pagina era vuota, non c'era scritto niente, c'era successivamente la pagina successiva un'altra poesia, e poi Poesia dell'amicizia numero 2, bianca, sì. Un'altra poesia, e così fino a 4-5. Che cosa significava quella pagina bianca? Ma era il lobolo normale che si paga in genere. Il libro è molto precedente, il libro è del 40, quindi avevo 18 anni, il peccato quindi è ampiamente in prescrizione comunque. Insomma, chi non ha scritto un libro di poesie a 18 anni ha mancato un'esperienza, l'occasione di un errore che riconosco come tale. Ho tentato di ricomprare tutte le copie, le ho date solo agli amici fedeli. E in più ho pagato anche l'obolo a questo tanto di voglia di innovazione, che poi si traduce quasi sempre nei giovanissimi in un copiare, perché sia nella pittura sia nella poesia queste non sono novità, fra l'altro, no? Gli spazi bianchi, ripeto, sia nell'arte figurativa sia nella letteratura non li ho certo inventati io, e li ho adoperati con la disarmata ingenuità dei miei certo ricordi. Ma ognuno nell'adoperarli aveva presente un proprio motivo, nel suo caso? Ma sa, allora c'era, oltretutto eravamo molto sensibili, tutti quelli della mia generazione con un minimo di interessi umanistico-letterari, anche alla lezione, al discorso dell'ermetismo, e avevamo ancora anche addosso un certo carico di certo futurismo mal digerito, mal inteso. Ecco, è proprio, le sto citando proprio tutte le fonti di questo errore giovanile che la ringrazio di aver citato, perché forse mi darà un po' di quella tenerezza a cui mi scusi un'ultima replica. Lei ha sempre dato questa risposta? Ma allora certamente no, avrò difeso l'ampio valore ideologico e anche formale e metrico di quel nulla. Ci consente di dare una risposta? Io cambio, capito? Io sono un attore, non so se buono o cattivo, ma certamente io cambio, certo. Cambio pelle, cambio personaggi, e ho cambiato molto spesso delle idee, e le dirò che diffido un po' degli attori che non le cambiano mai.
sì, ci consente di dare noi una risposta. Scusa, molto rapidamente. Le risposte le deve dare lui, noi facciamo le domande. Nove. Mario Nove. Ma io francamente volevo domandarle poco fa come mai c'è questo squilibrio fra la sua presenza teatrale e quella cinematografica, e volevo dirle, ma allora lei crede che il teatro sia l'arte con la maiuscola e il cinema un divertimento? Invece ora, ascoltandola, senta, a me mi fa l'impressione di essere un pittore che dipinge il suo autoritratto, cioè io avverto questa intercapedine che c'è fra lei che dipinge se stessa e mi sfugge il se stesso che le dipinge. Allora io non voglio però entrare in questo, vorrei domandarle da quale pittore vorrebbe essere autoritrattato ed in che modo, se non mi vuol rispondere a quel fastidio leggero che io ho, perché vedo uno che si sa dipingere benissimo, con grandissima abilità, ma poi c'è un pezzetto, uno spazio, un frammento che mi sfugge, a me un po' urta. Ecco, ma questo può darsi, io temo di non, intanto non credo di saper rispondere quale pittore vorrei che mi ritraesse, anche perché mi fa un po' ridere, anche perché mentre mi sono, confesso, occupato molto a lungo di me, per forza, perché un attore è un violinista che suona se stesso invece di un violino, insomma, quindi bisogna occuparsi di se stessi, insomma, è inutile, fa parte proprio dell'apprendistato dell'attore. Ma poi non solo, cioè voglio dire, per molti anni mi sono occupato di me e mi sono guardato allo specchio, se non fisicamente, forse anche fisicamente, ma insomma c'è una componente narcisistica anche nell'attore, negarla sarebbe ipocrita, e alcuni la nascondono, ma è una doppia ipocrisia, è un doppio fondo. Poi però, ciò nonostante, anche arrivati in un'epoca in cui ci si stanca di guardarsi allo specchio, e io francamente non mi guardo più allo specchio, può darsi che rimanga, e secondo me non è tanto male, io non me ne dolgo tanto, un tanto di segnato proprio da questo, il mestiere trasforma la vita dell'attore. Io non ho una concezione mistica o simbolica del mio mestiere, però credo che è un mestiere che non si può fare se non si accetta un patto irreversibile, cioè se non si accetta di esserne cambiati. Io cerco di essere naturale, la mia naturalezza so che non è totale, ma non lo faccio apposta. Nasce una curiosità, la potrei fingere, però. Ogni tanto l'ho finta, nel cinema per esempio credo di essere riuscito a fingere ogni tanto una totale disinvoltura, ma mi è costato uno sforzo proprio tecnico enorme. Infatti ci sono dei film a cui io sono affezionato come a certi risultati teatrali, ci tengo a dirlo, oltre a Profumo di donna, non so, un film come Il sorpasso o come I mostri o come pochi altri, ma 7 o 8 film sono fra i risultati più difficili comunque che io ho raggiunto, perché dovevo essere naturale e non mi è facile essere naturale. Un attore non è naturale, non voglio rifare un discorso da Keane in ritardo, però nella natura dell'attore può risiedere un tanto che lui stesso non riesce a decifrare. Del resto, facendo un paragone sicuramente sproporzionato, si ricordi che la Duse, e secondo me fa parte della sua leggenda, del suo mito e della sua tecnica, la Duse entrava in scena in una paratia, in un corridoio di paraventi, perché non voleva essere vista come la signora Duse. Entrava il personaggio, entrava un certo tipo di mistero, infimo in certi casi e sublime in altri. Maurizio Barenz. Una risposta, Gasman, breve. Gli amici forse più severi la giudicano abitudinario, borghese e intimamente anche forse un po' risparmiatore. Accetta queste... Ma risparmiatore di denaro purtroppo no, perché se no ne avrei assai di più di quello che purtroppo ho. No, non sono risparmiatore, credo di essere calcolatore, ma non in chiave, certamente non in chiave finanziaria. Sono un pianificatore e sono, certo, sono un borghese, sono nato da una famiglia, ho avuto un'educazione borghese, un'educazione molto classica, ortodossa, e me la sento addosso, e in più aggiungo, dato che da certi difetti che non credo di avere mi sono difeso, aggiungo, vi do in pasto un altro aggettivo, sono anche pedante e spesso noioso. Questo è vero. Si è parlato dell'amicizia, il culto dell'amicizia, che Gasman ha molto forte. L'ha anche portato però lungo la strada a perdere, ad abbandonare alcune amicizie. È stato tradito o ha sbagliato lei? Posso rispondere brevemente che l'amicizia, certo, e non so per quali ragioni, è un fatto naturale, è un sentimento che io sento molto e che quindi ho praticato molto, probabilmente dando anche ogni tanto delle delusioni, ricevendone delle delusioni a volte molto dolorose per me, ne porto anche delle cicatrici indelebili, e comunque è un sentimento che io provo, al quale aspiro, e che diventa anche senso proprio del clan, del patto, probabilmente è un riflusso romantico che mi viene dalla parte tedesca del mio sangue, e fra l'altro è il sentimento che esprimo più volentieri sulla scena.
il rapporto di Oreste e di Pilade, che ho ripetuto in tanti testi classici e moderni, è un rapporto che credo espressivamente mi viene bene. Ecco. Scusi, Gassman, vede le luci? Si stanno accendendo, il segno che la diretta sta per finire. Quando abbiamo preso questo appuntamento, lei diceva: a che ora devo venire? E aveva ancora l'idea che non fosse una diretta. Sì. No. Adesso l'ha constatata di persona. No, indubbiamente è una diretta e me ne compiaccio, perché la televisione dovrebbe essere sempre e soltanto diretta. No, io sapevo che era una trasmissione non elaborata, edulcorata, vivace. Credevo che fosse una registrazione a ridosso. Però mi compiaccio molto che sia in diretta e mi fa, infatti la conversazione credo che venga meglio. Ecco, questa sera è stato tutto morbido e tranquillo, ma su quella poltrona lì come si sta seduti? Ma la poltrona, sa, per tornare al fatto del gesto, della tecnica, sedere è una delle cose più difficili. Stanislavski ha scritto molte pagine sul possedere una seggiola, sulle infinite variazioni del sedere su una seggiola, che non significa occupare una poltrona, che è tutto un altro discorso. È proprio il fatto somatico, fisico. Il nostro è un mestiere fisico, artigianale. È per quello che io credo nella bottega più che nelle chiacchiere e nella finta filosofia sul mestiere. Scusi, Gassman, all'ultima domanda. Io avrei desiderato fargliela con molta più eleganza e anche vestendola di qualche parola gentile, ma come fa un socialista a desiderare che la televisione inviti la gente ad andare al cinema piuttosto che assistere a un dibattito politico? Detto quello, in caso di certi dibattiti politici urgenti non c'è dubbio, però siccome in quel caso non si richiamava a un dibattito politico ma a un altro spettacolo, mi sembrava un forte danno. Per lei questo non è un fatto politico? Sì, indirettamente sì, però voglio dire, siccome non c'è dubbio che la gente oggi tende a rimanere in casa, bisogna anche aiutare un po' l'esodo e la riunione collettiva. Gassman, abbiamo concluso. Vogliamo dire, ecco, come dicono gli attori per una sera, speriamo di avervi intrattenuto senza avervi annoiato. Buonasera. Morabito, mandiamo la sigla di chiusura.